Ritrovati dalla redazione di Teleprima e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG della sera. Sono 19.978 i nuovi casi di Covid in tutta Italia, secondo l'ultimo bollettino emanato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono stati 172.119 per un tasso di positività che scende all'11,6%, quasi un punto percentuale in meno rispetto alla giornata di ieri. I deceduti segnalati dall'ultimo bollettino sono 483 e si segnalano anche 17.040 guariti nelle ultime 24 ore. Aumentano i pazienti in terapia intensiva in tutta Italia di 6 unità, mentre scendono di 53 persone ricoverati con sintomi nei reparti Covid. E attualmente positivi in Italia sono 572.842. Sono intanto 1.263 i nuovi casi da Covid in Campania, secondo l'ultimo bollettino emanato dall'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 14.714 per una percentuale di incidenza ai test pari all'8,58%. In linea con i giorni precedenti, quindi, i guariti del giorno sono 1.097, mentre si segnalano anche 36 decessi, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza, ma registrati soltanto nel bollettino odierno. Ricordiamo anche la situazione che riguarda i posti letto. Sono 107 quelli occupati in terapia intensiva in regione su 656 disponibili. Un dato che è leggero aumento rispetto ai giorni scorsi. Stesso discorso anche per quanto riguarda i reparti Covid. 1.376 posti occupati su 3.160 disponibili. 5 regioni italiane in fascia arancione, una situazione che peggiora nuovamente in tutta Italia con l'indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo 6 settimane torna superiore all'1 a livello nazionale con 12 regioni a rischio alto. I dati dalla cabina di regia confermano quel che era evidente da giorni. Il Covid purtroppo ha ripreso a correre ed è quindi fondamentale contenerne la diffusione per evitare la famigerata terza ondata. Vanno mantenute le misure in atto, confermano gli esperti, invitando il governo a rafforzare le restrizioni attuali. E la stretta arriverà anche con il nuovo DPCM in vigore dal prossimo 16 gennaio, a partire dalla conferma del divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla. Da domenica quindi tutte le regioni italiane saranno in fascia gialla, eccezione di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che saranno in fascia arancione, con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato le nuove ordinanze. Dobbiamo mantenere il massimo livello di attenzione, il virus circola molto e l'indice di contagio è in crescita, ha dichiarato. Le ordinanze saranno in vigore dal 15 gennaio, data in cui scade il vecchio DPCM, e con il nuovo provvedimento verranno valutate le eventuali proroghe. Arriva a 14 il numero delle regioni che hanno deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a scuola, prima fissato per il 7 gennaio e poi slittato per volontà del governo a lunedì 11 gennaio. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle scuole medie e delle elementari. In altre invece, come Calabria, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Marche e Sicilia, i ragazzi delle superiori torneranno in aula soltanto il 1 febbraio. Oggi invece Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Sicilia si sono aggiunte al fronte delle regioni che già nei giorni scorsi avevano deciso di lasciare in didattica a distanza i propri alunni, ma ognuno ha scelto modalità e date diverse. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha stabilito che le superiori rimarranno al 100% in didattica a distanza fino al prossimo 17 gennaio, la data già decisa da giorni anche in Molise e in Piemonte. Lezioni online fino al 24 anche in Emilia-Romagna e Lombardia, mentre in Sicilia si è deciso per la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 gennaio per le scuole elementari, medie e inferiori e fino al 30 per gli istituti superiori. In Umbria invece la regione ha deciso la didattica esclusivamente a distanza fino al 23 gennaio in tutte le scuole superiori. È ripresa questa mattina la vaccinazione dei medici, infermieri, sanitari e operatori sanitari alla mossa d'oltremare a Fuorigrotta a Napoli.
I cancelli sono stati aperti ancora alle 8.30, anche stamattina c'era una lunga fila all'esterno della mostra su Piazzale Tecchio, formatasi fin dalle ore 7. Centinaia di persone in coda, con ombrello, in attesa della propria dose di vaccino. Ieri la prima giornata si è conclusa intorno alle 22 e alla fine sono stati 1.700 i vaccinati. Oggi invece, dopo la prima giornata di rodaggio, le vaccinazioni sono andate ad un ritmo più spedito e si contano, almeno negli auspici, di concludere la prima giornata di vaccinazione anche se la domanda resta molto alta. I sanitari attendono quindi con ordine il loro turno in uno dei 15 box per le vaccinazioni. Ieri l'attesa media era di 2 ore. Emerge un particolare molto importante nell'incredibile voragine che si è aperta nella mattinata di ieri all'esterno dell'ospedale del Mare di Napoli. La motivazione principale è stato dissesto idrogeologico, ma lo stesso sarebbe già stato attenzionato nelle scorse settimane proprio nell'area interessata al nosocomio partenopeo. Già nelle scorse settimane, infatti, il direttore dell'ASP partenopea Ciro Verdioliva avrebbe ordinato dei sopralluoghi molto importanti agli esperti di geotecnica proprio in quell'area interessata, poiché erano già presenti degli avvallamenti sospetti che avrebbero messo in allarme tutta la dirigenza. In un sopralluogo i tecnici avevano persino suggerito ulteriori indagini che non sono state però effettuate in tempo. Si indaga ovviamente per scoprire la verità con la magistratura e le forze dell'ordine che indagano invece sulle ipotesi di disastro colposo. L'area al momento è ancora messa in sicurezza e soprattutto inaccessibile. Non migliorano le condizioni meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato un altro avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valevole sull'intero territorio, a partire dalle 9 di domani, domenica 10 gennaio, fino alle 9 di lunedì 11 gennaio. Si prevedono infatti precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente molto intensi. Il quadro meteo evidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione Civile individua i principali scenari di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno. La Protezione Civile infatti raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, anche in linea con i piani comunali di protezione civile. Si segnala la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti in tutta la regione. Sono intanto 161 i nuovi casi di Covid nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino dell'ASL locale. I tamponi effettuati sono 2.035 per una percentuale di incidenza ai test del 7,91%, perfettamente in linea con i giorni precedenti. Scende di 50 unità il numero degli attualmente positivi in provincia anche grazie ai 203 nuovi guariti. Purtroppo però si segnalano ulteriori 8 decessi in tutta la provincia casertana. Le città col maggior numero di attualmente positivi sono Maddaloni con 246 casi, Caserta con 227 ed Aversa con 200. I comuni con 0 casi attivi invece sono tutti nella zona montana del Matese. Ha favorito il commercio di auto rubate anche di lusso, consapevolmente cambiando nel telaio per rivenderle. Un 54enne di Parete è stato rinviato oggi a giudizio con l'accusa di riciclaggio. L'acquisto di vetture anche importanti come Jaguar e Ferrari avveniva per lo più nei paesi dell'Est Europa. Una volta entrate nella disponibilità dell'uomo che ne aveva fatto un vero e proprio commercio clandestino, le stesse venivano ripulite con contraffazione del numero di telaio e rivendute a concessionari ignari dell'illecita provenienza. Passiamo come di consueto al termine del nostro notiziario serale anche parlando dello sport. 43 anni per mister Gennaro Gattuso che spera domani di ricevere dai suoi azzurri il regalo più importante, la vittoria ad Udine. Assenti per infortunio per il Napoli, noti Osimhen, Mertens, inoltre monitorato a Castelvolturno Demme che si sta limitando ancora alle terapie.
Khalidou Koulibaly invece sta meglio, ieri ha giocato anche alcuni minuti della partitina in famiglia in allenamento, ma anche in caso di convocazione non verrà rischiato da Gattuso, dopo il delicato problema muscolare. Una situazione infatti già capitata lo scorso anno con il Lecce che tutti vogliono scongiurare. La priorità resta infatti arrivare al top della Supercoppa e in più in settimana prossima ci sarà anche l'impegno di Coppa Italia contro l'Empoli. Ad Udine in difesa sulla sinistra Esai potrebbe vincere il duello con Mario Rui, tre pali chance per Meret, ex nel caso panchina per Ospina. Dovrebbe esserci l'esordio da titolare per Rachmani in coppia con Manolas, dando così un turno di riposo a Maximovic. In mediana rischia Fabian Ruiz, potrebbe essergli preferito inizialmente Elmas con Bakayoko e Zielinski a supporto di un attacco in cui Petagna ritornerà dal primo minuto con Lozano e Insigne. Partirà dalla panchina invece, nel caso Politano uscito acciaccato dal match di mercoledì contro lo Spezia. Passiamo anche alla Serie C Girone C, nuovo esame per la Casertana che domani mattina alle 12.30 nel lunch match torna in campo al Pinto, ancora in emergenza indisponibili Covid ma con più effettivi rispetto ai 9 del match contro la Viterbese dello scorso dicembre, chiamata all'ostacolo Catania. Out ancora per mister Federico Guidi, il bomber Castaldo, Fedato, Cavallini, Dekic, Longobardo, Petito e Varesanovic. Già convocati invece in acquisti Turchette e Del Grosso. A presentare la sfida contro gli Etnei in conferenza stampa oggi pomeriggio al Pinto proprio mister Federico Guidi. Ascoltiamolo. Allora, per quanto riguarda la situazione, fortunatamente negli ultimi giorni siamo riusciti a svolgere degli allenamenti di squadra, tra virgolette, perché purtroppo con i problemi che abbiamo avuto, che conoscete bene, di Covid e dei tanti positivi, abbiamo dovuto un po' stravolgere in queste settimane un po' il tipo di lavoro da fare, andando a individualizzare quanto più possibile i lavori, perché la condizione fisica non è assolutamente omogenea, come è normale che sia in questi casi, visto che ci sono calciatori che pochi hanno svolto tutte le sedute di allenamento e tantissimi che si sono a mano sono rientrati in squadra. Sono ancora fuori Castaldo, Fedato, Dekic, Bordin, Cavallini e De Sarlo, che proprio oggi ha accusato un fastidio sul tendine e quindi non ci sarà, oltre a Longobardo e Petito, che sono sempre fuori, e Varesanovic, che è rientrato dalla positività ma che ancora deve svolgere dei ulteriori approfondimenti clinici. Detto questo, è una Casertana che, al di là dei problemi che abbiamo avuto e che conoscete bene, questa a noi ci hanno dato una grande forza, perché anche l'ultima partita che abbiamo disputato, quella con la Viterbese, giocarla in 9 è stato per noi qualcosa di forte dal punto di vista emotivo, e quindi al di là delle problematiche che abbiamo, sicuramente la squadra che andrà in campo avrà fortissime motivazioni, perché vogliamo spingerci oltre. Quindi penso che dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista della voglia, dell'agonismo, sicuramente i ragazzi daranno il massimo di quello che potranno dare, ed è così che si sono allenati in questi ultimi giorni. È una Casertana che avete visto, avete vissuto le conferenze di presentazione, ci sono Del Grosso e Turchetta, nuovi acquisti che hanno portato chiaramente una ventata di entusiasmo, esperienza, e quindi una Casertana che può, secondo me, proseguire nel proprio percorso con grande furore e con più entusiasmo. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento con i nostri programmi, soprattutto la nostra prima serata, infatti alle 21.30 torna l'appuntamento con Hit Parade 91, questa sera si ballerà e si canterà con le canzoni del 2001, quindi mi raccomando non cambiate canale, invece appuntamento a domani mattina con la rassegna stampa live di Teleprima alle ore 6.55, buona serata.